Signori, direttamente da Venezia, Yoko Yamada. Grazie, buonasera, grazie Stefano. Buonasera Grotta a Mare. Ciao, sono Yoko Yamada, sono veramente contenta di essere qua con voi questa sera. Intanto non capita tutti i giorni di esibirsi su un palco vista mare, ma poi, cioè, sono veramente contenta di essere qui. Sto già pensando quando potrei ritornare. Certo, dopo le 7 ore di viaggio con 3 treni, 2 cambi, dopo 5 ore stavo già vomitando, però è bello, è un bel posto, anche perché qua avete quelle cose straordinarie che da dove vengo io non esistono, le chiamate le automobili. No, bello. Allora, a Venezia non ci sono le automobili, è una città un po' particolare, non ci sono neanche le biciclette, ma proprio che se tu stai camminando in centro storico con la bicicletta a mano, ti fanno una multa di 250 euro. Non so se lo sapevate. Ci stai pedalando? 500 euro di multa. Ti vuoi buttare in un canale? 600 euro di multa. Per cui capisci bene che se ti tuffi in un canale con la bicicletta, ti legano la bicicletta. Poi ti legano la caviglia di una corda, la cui estremità hanno data un vaporetto, ti trascinano lungo tutto il canal grande mentre il marinaio ti sputa addosso. No, non è vero, non è vero, non ti sputa addosso, però ti urla, pedala adesso, stronzo. È una città così un po' particolare, un po' pazzerella, non esistono, ci sono tante restrizioni, niente automobili, niente biciclette, però posso dirti, se ti scocciano queste restrizioni puoi sempre prendere e andartene al mare, oppure viene lui da te, non puoi saperlo. No, ma è bello perché tu ti svegli e lui è già lì sotto il letto e vedi le ciabatte che galleggiano, il gatto che fa surf sull'asse da stiro. Poi dici, aspetta un attimo, non ho un gatto, guardi meglio, è una pantegana, cioè sono emozioni che solo in una città come Venezia si possono vivere. Un applauso alla pantegana, ok. L'altro giorno sono uscita a prendere un trancio di pizza, faccio per mangiarlo, mi è planato un gabbiano dall'alto, me l'ha portato via, per poco non mi staccava un dito. Poi vabbè, gli ho capito perché si chiamava pizza al volo. Comunque vabbè, mi chiamo Yoko Yamada, vengo da Venezia, però come avrete intuito dal nome o anche solo dai miei occhi a mandorla, il mio vero paese d'origine è Brescia. No, allora, mia madre è bresciana, mio padre invece è giapponese. Per cui io sono cresciuta in questo dualismo straordinario che mi ha resa la persona che sono oggi, bipolare. E, no, appunto, sono cresciuta a Brescia e dico sempre che i giapponesi, come mio padre, appunto, sono strani perché sembrano sempre sorpresi. È tutto un... ma in qualsiasi contesto, anche informale, tipo, papà, hai pestato la cacca. A volte le persone mi chiedono, ma tu ti senti più bresciana o giapponese? Allora, io sono nata e cresciuta qui, mi sento italiana, però mi rendo conto che a volte, insomma, mi vedi con questi tratti un po' particolari, creo un po' di perplessità, no? Per esempio, l'altro giorno ero alla stazione di Padova che aspettavo un treno per Venezia. Trenitalia aveva accumulato questo ritardino di 180 minuti. Cosa è successo? Ero lì che aspettavo, è arrivato un altro treno, ho detto, ma sì, io salgo. E sono salita, a un certo punto è arrivato il controllore, biglietti, ok, ho dato il mio biglietto, lui lo prende, lo guarda e dice, scusi, questo è un biglietto per un regionale, lei è su un Frecciargento. Frecciargento! Questo treno non va a Venezia? Sì, no, è comunque la destinazione, solo che, vede, sono due servizi diversi, lei ha pagato un regionale. Perché io ho visto Venezia, Santa Lucia, sono salita. È andata bene, ragazzi, è andata molto bene, per fortuna. Però avevo le palpitazioni, stavo già immaginando lui che mi diceva, guardi, mi dispiace, devo farle la multa, mi dia i documenti. Immaginavo io che gli davo il mio documento, Repubblica Italiana, lui leggeva, scusi, ma lei è di Brescia? È un po' particolare come situazione. Comunque, ecco, a Venezia mi ci sono trasferita per studiare all'università e quando mi sono laureata sono andata in crisi. Cioè, vado da mio padre e gli faccio, papi, io non so cosa fare della mia vita. Cioè, da un lato vorrei restare a Venezia, continuare gli studi, andare avanti con la magistrale, un po' nella mia comfort zone, no? Dall'altro lato, invece, forse vorrei più... ecco, magari la butto lì, fare del volontariato, andare in giro per il mondo, girare le principali capitali europee. Vado a fare l'attrice, oh, ad Hollywood.
Mio padre mi guarda e mi dice: Yoko-chan, piccola Yoko. In Giappone abbiamo un detto che dice Inonaka no kawazu taika yoshirazu, che significa il ranocchio nello stagno non conosce oceano. Ma certo, papà, tu mi stai dicendo, aspetta, lo so cosa significa. Tu mi stai dicendo che il ranocchio sono io, lo stagno è Venezia, io devo uscire, esplorare il mondo, giusto? No, significa che devi trovare lavoro. Niente, quindi ho trovato lavoro come commessa. In realtà non è stato il primo lavoro, ho trovato altri lavori. Ho fatto la cameriera e l'animatrice per i bambini. E chi dice che è un lavoro facile è perché non l'ha mai fatto. E no, perché ci vogliono sempre mille occhi ovunque, sempre la situazione tenere sotto controllo, perché signora, succede qualcosa, poi la responsabilità di chi è tua. Per dire, una volta c'erano due che stavano bisticciando, ho detto: Madonna, ora si picchiano, devo intervenire, corro lì, gli faccio: brutto, non si fa così, no, adesso vi prendete per mano e fate pace, dai. E niente, poi è arrivata la mia collega che mi fa: Yoko, tu devi limitarti a prendere gli ordini e servire i tavoli. Cioè, io ho visto una situazione di crisi e sono intervenuta, non è che sono stata a pensare. E niente, poi ho trovato lavoro come commessa in una boutique di lusso a Venezia. Ero nel reparto bellezza, quindi vendevo creme, trucchi, standard di bellezza irraggiungibili, le tipiche cose. Era una boutique enorme, eravamo tantissimi dipendenti. Pensate, solo nel mio reparto eravamo 61, 55 femmine e 6 principesse. E no, niente, con la clientela era difficile, cioè non era proprio il mio. Scusi, io ho una pelle sensibilissima, Oddio come sono sensibile, vede, io tendo ad ungermi qua nella zona T, lo vede, nella zona T, cioè io la mattina quando esco di casa mi sento idratata, però poi durante il giorno, quando il sole mi tocca sento come se la mia pelle si sfaldasse, lo vede che si sfalda, lei cosa mi consiglia di mettere? Un mantello nero, signora, un mantello nero, una mascherina e poi c'è solo di notte a combattere il crimine. Scusi, ma le vostre creme fanno miracoli? Prego? Le vostre creme, dico, fanno miracoli? In che senso? No, beh, col prezzo che hanno. Fanno miracoli le vostre creme? No, non so se lo sapeva, signora, però boutique deriva dal swahili. Sì, significa se volevi spendere meno, andavi da Tigotà. Se volevi spendere meno, andavi da Tigotà e io ti odio. Entrambe le... dipende dal contesto. Scusi, posso farle una domanda? Perché non ho mai capito questa differenza. Posso chiedere a lei la differenza tra eau de toilette e eau de parfum? Non ho mai capita, me la può dire lei? Certo. 30 euro. Più o meno 30 euro, signora. E questi erano i clienti difficili. Grazie, un applauso ai clienti difficili. E poi c'erano i clienti impossibili. Clienti impossibili, vi faccio un esempio. Scusi, ma nel rossetto che mi vuole vendere c'è l'idrossimetipente, il glicosan carbossialdeide? Scusi, cosa? L'idrossimetipente, il glicosan carbossialdeide è un ingrediente che lei dovrebbe sapere se c'è o non c'è, no, perché io sono allergica. C'è l'idrossimetipente, il glicosan carbossialdeide? Cioè, io non sapevo rispondere a queste domande. Cioè, io ero in crisi, ho fatto di quelle figure di merda in quel posto. Cioè, vi giuro, io in quei casi avrei piuttosto preferito avere a che fare con uno scimpanzé. Ma perché penso che ci saremmo capiti meglio, no? Guardi, in realtà sarei impegnata. Ah, vuole un rossetto, mi scusi. Certo. Ecco lei, desidera qualcos'altro? Un ombretto, volentieri. Guardi, allora, della stessa marca abbiamo questi colori. Posso chiederle se è per un evento speciale? Ah, il compleanno di Pillon. Capisco. Allora, in questo caso, togliamo i colori dell'arcobaleno e rimane il nero. Ecco a lei. Arrivederci, buona giornata.
Non c'entravo niente con quel lavoro, ero veramente disperata. Cioè, sapevo che dovevo licenziarmi, però facevo fatica, non riuscivo a prendere questa decisione. E poi, quando ho compiuto 30 anni, cioè, o meglio, io ho appena fatto 30 anni, mi sono licenziata. Ha reagito esattamente così anche mia madre. Mi fa: Yoko, hai 30 anni e lasci un posto di lavoro a tempo indeterminato con 13ª, 14ª piano welfare, assicurazione sanitaria, cosa stai facendo della tua vita? Che io dico, hai 3 figli. Uno lo chiami Daigoro, che significa grandezza e intuito. La seconda la chiami Yumi, che significa libertà e bellezza. Me mi chiami Yoko, che significa bambino occidentale. Cosa ti aspettavi di preciso da me? Fammi capire. Ho compiuto 30 anni quest'anno, a luglio, e vabbè, cioè io la sto prendendo bene. Che dico bene? Benissimo. Cioè proprio... Ero in treno oggi, una ragazza mi è venuta addosso per sbaglio, mi fa, scusi signora. Dico, vabbè, tranquilla, comunque non dirmi signora, che avremo più o meno la stessa età. Mi fa, ma ho 13 anni. Dico, appunto! Wings power! No? Amio. Prima di licenziarmi ero veramente in crisi e da mio padre gli avevo detto, non capisco se devo cambiare lavoro o forse devo solo cambiare città, devo cambiare aria, non lo so, sono nervosa, sono... Lui mi dice, Yoko-chan, tu devi trovare tuo ikigai. Ikigai significa ragione di vita, il motivo per svegliarsi ogni mattino. In Giappone noi pensiamo che Ikigai si trova pensando alla vita come dei cerchi. Tu devi pensare così, Yoko-chan. Allora, primo cerchio è ciò che tu ami fare. Secondo cerchio è ciò che sei brava a fare. Terzo cerchio, ciò di cui il mondo ha bisogno. Infine, ultimo cerchio, ciò per cui tu puoi essere pagata per fare. Ecco, sinceramente trovare un cerchio molto importante, ma non è sufficiente, perché per trovare tuo ikigai, per trovare tua ragione di vita, tu devi intersecare. Questo è tuo ikigai. Questa è tua ragione di vita. Guarda bene, Yoko-chan. Quindi niente, mi sono iscritta a Tinder. Mi sono iscritta a Tinder e a UAPA, l'app di incontri per ragazze lesbiche. Io sono lesbica, non che qualcuno magari avesse dei dubbi nel modo in cui sono vestita stasera, ma comunque mi iscrivo a queste app di incontri, che poi all'inizio non volevo neanche farlo, perché mi sentivo un po' a disagio, non volevo che la mia foto girasse per mano sconosciuti, non so, mi sembrava un po' strano. Le mie amiche avevano insistito tantissimo. Poi devo dire che in realtà è stata anche una bella conoscenza. Insomma, per esempio, mi ricorderò per sempre lei, hashtag Hakuna Patata. La descrizione era, Lecco non è la mia città. E niente, ora stiamo insieme da 3 anni. E, no, non è vero. No, non le ho scritto. Però davvero, ho impiegato tanti... a mesi, quasi un anno prima di iscrivermi, e avreste dovuto vedere come erano contente poi le mie amiche, perché avevano veramente insistito da morire. Quando finalmente mi sono iscritte erano euforiche. Una mi fa, bravissima Yoko, dai che adesso cambierà tutto anche per te. Un'altra addirittura mi fa, grande Yoko, dai cazzo che adesso scoppi anche tu. E ogni volta rispondevo, calmati mamma. Grazie, un applauso all'app di incontri per ragazze lesbiche. Un applauso a mia madre. E adesso invece sono fidanzata, sono innamorata. E ogni volta che... Allora, innanzitutto dico questa piccola cosa. Io e lei siamo molto diverse.
dicono che gli opposti si attraggono, secondo me è così, perché anche nelle piccole cose, cioè lei adora il salato, io il dolce, io adoro le commedie romantiche, lei i thriller, lei è veneta e io astemia, per cui non sempre ci troviamo, però è una bella relazione, una bella relazione. Tra l'altro sta cosa delle commedie romantiche, lei che vuole vedere i thriller, è vera, cioè noi litighiamo sempre ogni volta che dobbiamo vedere un film, che io una volta le faccio, amore, ma è possibile che ogni volta non vuoi mai vedere una roba leggera, qualcosa di... No, sempre cose pesanti, di guerra, psicodrammi, e lei mi dice, guarda amore, ti spiego perché, e la verità è che da quando sto con te, attenzione, da quando sto con te, guardo un sacco di cose comiche e... dopo sento il bisogno di bilanciare con cose drammatiche. Capito che fidanzata di merda sono stata? No, ma è stato un bene capire queste cose, perché ci ho riflettuto, ho detto, cacchio, è vero, cioè nella relazione è un po' così. Per dire, anche in vacanza, dove siamo sempre andate in vacanza? Nei borghi più belli d'Italia, Sirmione, Montisola, le Cinque Terre. Non quest'anno, signori. Non quest'anno. Io ho già pensato a tutto un nuovo itinerario, lei ancora non lo sa perché è una sorpresa, ma andremo a Cogne, a Vetrana, Erba, Garlasco e infine Birkenau, così. Sono veramente innamorata della mia ragazza, ogni volta che la guardo mi sento proprio che un po' mi sudano le mani, sento le budella che si contorcono, sento proprio che tremo tutta, questo è proprio l'effetto che mi fa la rettocolite ulcerosa. La rettocolite ulcerosa è quella cosa per cui tu sei in posta, in coda, sei sul vaporetto, stai facendo aperitivo con gli amici e all'improvviso ti caghi addosso. Lei ormai lo sa, per cui non aspetta più San Valentino per regalarmi un paio di mutande. No, è bello, è bello. No, adesso vedete che ci scherzo, in realtà è stato un trauma. Quando me l'hanno diagnosticato ero in ospedale con mio padre. E insomma, è uscito il dottore e mi dice, guardi, la diagnosi è rettocolite ulcerosa. Io scoppio in lacrime, devastata proprio, dovevo anche partire per un viaggio, ero lì che dicevo con mio padre, ecco guarda adesso devo portare un sacco di clisteri al cortisone, com'è possibile, è una malattia di merda letteralmente, e mio padre diceva, Yoko-chan, ti ho mai raccontato storia di Biraggio? Ti ho mai raccontato storia di Biraggio? Ah, villaggio, sì, Biraggio. No, non me l'hai mai raccontata. C'era una volta un Biraggio dove tutti gli abitanti erano buoni, però uno era malvagio. Un giorno la persona malvagia muore. La storia è finita. Ma come è finita, papà? Ma cosa hanno detto gli altri del villaggio? Cioè, cosa è successo dopo? Ma ce l'ha una morale sta storia? No, ti prendevo per il culo. Aborte la vita fa così. Grazie, un applauso alla storia senza morale. Aborte la vita fa così, ti prende per il culo, ma tu devi sapere dire. È questa una sfia? Cosa? È questa una sfia? Non ho capito, papi. Stai dicendo sfida o sfiga? Esattamente, Yoko-chan. Esattamente. Vi lascio con un ultimo aneddoto. Mi è successo alle elementari. Facevo le elementari dalle suore a Brescia. E un giorno suor Barbara ci regala il Vangelo a fumetti. Ce l'avete presente? No? Praticamente un Vangelo a fumetti. Ci dice, portatelo a casa, leggetelo con i vostri genitori. Io tutta contenta lo porto a casa, lo do a mio padre, solo che lui fa un casino, perché praticamente me lo legge come fosse un manga, cioè da destra a sinistra. Praticamente il Vangelo di mio padre iniziava con la risurrezione, la crocifissione, e terminava nella mangiatoia col bue e l'asinello. Cioè Gesù Cristo di mio padre era il Benjamin Button di Betlemme, capito? Ma la cosa assurda è che lui non leggeva neanche, lui guardava le figure e improvvisava. Diceva, qui Jesus incontra suo amico Lazzaro-san, che è alzato e cammina. Jesus vede che è molto stanco e dice, è ora di nanna, e fa sdraiare Lazzaro-san e poi chiude con un grosso pietra per non disturbare il suo sonno. Qui Jesus vede che tutti quanti in Biraggio stanno mangiando tanti pani, tanti pesci, dice,
Cos'è questa grigliata? Basta da oggi tutti a dieta. Un solo pane, un solo pesce per tutti, crudo sashimi. Cioè, rendetevi conto che io ho rischiato di diventare la prima mezzosangue razzista della storia. Tenetelo che ho finito. Ho rischiato di diventare la prima mezzosangue razzista della storia perché sono stata convinta, per tutta la mia infanzia, che col favore delle tenebre, tre extracomunitari fossero entrati nella stalla del piccolo Jesus per rubare oro, incenso e mirra. Grazie, Grotta a Mare! Grazie mille! Stai, stai, Yoko Yamada! Grazie, prenditi grazie. L'applauso, bambina grazie. Occidentale! Grazie, ciao Gloria, grazie mille! Grazie, grazie! Grazie a voi! Ciao, buon viaggio, buon ritorno a Venezia! Grazie, ciao! Ciao.